Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di due problematiche dedicate all'erezione, ma non tanto nella insufficienza o mancanza, ma nella eccessiva presenza, o meglio ancora, in una presenza disturbante. Sappiamo tutti che le erezioni notturne ci devono essere, sono fisiologiche, servono a creare una ossigenazione dei tessuti cavernosi e creare quella specie di androgimme, di ginnastica delle fibre muscolari che serve poi a rendere l'erezione al bisogno sicuramente performante e soddisfacente. Ci sono due casi, più di due casi, oggi parliamo di due situazioni in cui le erezioni notturne sono tali da svegliare e infastidire il paziente, tanto da rendere anche, da creare problemi nella vita sociale e anche a livello psicologico, perché un sonno disturbato è chiaramente poi foriero di tantissime problematiche. Parliamo innanzitutto di una sindrome molto molto rara, la sindrome della erezione notturna. Voi direte: ma non è rara, e ne abbiamo sentito parlare molte volte. Erezioni notturne persistenti, nel senso che questa erezione notturna fisiologica che avviene nella fase 4, nella fase REM del sonno, si prolunga oltre la fase REM, quindi va oltre i normali perimetri fisiologici e interferendo quindi quella poi fase più debole, più superficiale del sonno, svegliando il paziente, quindi con l'erezione presente e siccome non è collegata a un'attività sessuale o anche a un desiderio sessuale, risulta molto fastidiosa e dolorosa. Molto rara, sono stati infatti penso una decina di studi su questo problema e fino ad oggi documentati realmente 24 casi in tutto il mondo, almeno a conoscenza delle persone che ne hanno denunciato l'esistenza, chiaramente. E penso che un andrologo che ha una discreta attività ne verrà forse una volta a contatto, a conoscenza durante il suo percorso professionale, durante la sua vita professionale. Patologia di cui non si sa, e appunto anche l'eziopatogenesi, non è collegata a problematiche metaboliche o vascolari, come ad esempio il priapismo intermittente, di cui spenderò, per il quale spenderò poche parole tra poco. Quindi una erezione notturna persistente, che vede forse come unica cura l'uso del baclofene. Baclofene è una molecola che, diciamo, ad azione centrale, agisce sui recettori GABA, ha un'azione spasmolitica utilizzata in neurologia. Ecco, potrebbe essere l'unica molecola utile nel trattamento di queste patologie, che forse vedono di riflesso una problematica neurologica, probabilmente nel complesso sistema di liberazione di ossido nitrico e di attivazione dell'erezione notturna, vi è un gap, un momento di non perfetto sincronismo per cui questa persona ha effettivamente un prolungamento di quella fisiologica erezione notturna. Quindi le parole spese sono ben poche, sindrome esistente, molto 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 rara, da non confondere col priapismo intermittente o alcune forme di priapismo. L'unica terapia attuabile oggigiorno è quella con baclofene, chiaramente meglio affidarsi a un neurologo che ha più esperienza con questo tipo di molecole e chiaramente aspettiamo che si riuscirà in qualche modo, io penso a livello molecolare, con la bioingegneria, a trovare la vera spiegazione di questa sindrome. Un'altra patologia parallela che rischiamo di confondere con le erezioni notturne persistenti, appunto un priapismo intermittente. Qui ci sono delle patologie di base, ad esempio la drepanocitosi, l'anemia falciforme o delle turbe coagulative. E ecco, in questo caso l'erezione si presenta anche di giorno, mentre nell'erezione notturna persistente già il termine stesso notturna ci fa capire che è solo notturna, però presente molte volte durante la vita della persona, alcune volte a più volte durante il mese. Il priapismo intermittente può avere delle frequenze che possono essere non certo giornaliere, mensili, talvolta anche annuali, quindi non così chiaramente frequente, ma quando presente molto disturbante anche socialmente e ricordiamoci avviene anche durante le ore del giorno. Qui abbiamo appunto delle spiegazioni metaboliche, delle spiegazioni emocoagulative. Le terapie sono varie, di solito terapie simpatico-mimetiche, orali, che vanno a fenilefrina, ad esempio molecole prese per bocca che vanno a creare una vasocostrizione. Chiaramente anche qui con un'assistenza dello specialista cardiologo, perché utilizziamo delle sostanze vasocostringenti. Forse alla base vi sono anche delle ridotte attività enzimatiche.
Conosciamo le ROCKinasi, molecole che sono in grado, attivando l'endotelina, l'angiotensina 2, sono in grado di creare la vasocostrizione, quella situazione che mantiene il pene a riposo sin quando poi il nostro sistema parasimpatico lo attiverà. Ecco, probabilmente vi è un deficit in questa tappa enzimatica, le ROCKinasi non sono attive, forse per una scarsa presenza di ossido nitrico. Guarda caso, poi è la stessa molecola che induce l'erezione, quindi vediamo come gli equilibri sono molto delicati nella fisiologia, nella biologia umana. Ecco qua, due parole spese quindi per l'erezione notturna persistente, per il priapismo intermittente, patologie che possono essere simili, patologie invece che hanno delle basi metaboliche, vascolari ben diverse, la prima onestamente sconosciute, nella seconda si può parlare molto, e per le quali ci sono tentativi di terapie nella prima, delle terapie ben mirate che possono sicuramente migliorare o annullare il problema nelle altre. Nelle forme cruente, nelle terapie cruente, nelle forme acute, ingestibili, chiaramente ecco, un'aggressività terapeutica, una forma di detenzione dei corpi cavernosi previa anestesia, pungendo con delle farfalle 18 gocce di diametro abbastanza importante e quindi svuotando il pene da questo sangue venoso non ossigenato, fin quando si vedrà uscire un sangue ossigenato arterioso di un colore molto più rosso, abbiamo svuotato quindi meccanicamente i corpi cavernosi. Metodica cruenta, ma talvolta utilissima in regime di pronto soccorso. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.